Che roba! E iniziare con un ma vaffanculo sarebbe troppo riduttivo. Napoli-Juventus 2-1. Mi sono un po' sfogato su Instagram a caldo, ma alla fine io penso una cosa, che puoi giocare discretamente quanto vuoi, ma se tu non la butti dentro ti meriti di perdere, obiettivamente. Mi brucia il culo, ve lo dico chiaramente, mi brucia veramente il culo, non tanto perché il Napoli, ma perché perdere così fa male. Soprattutto perché sull'1-1 io ci ho creduto per la vittoria. E non me la voglio manco prendere con quel ragazzo lì in Onge, perché comunque quella è un'ingenuità che, vabbè, è un ragazzo giovane. L'ingenuità il giovane te la può commettere. Infatti non avrei messo lui, avrei messo magari un Jalot, visto che lì in panchina lo tiene a fare la muffa, invece di incazzarsi perché non lo mette. Anche se oggi Alexandro non ha neanche fatto male, in realtà non me la voglio prendere con nessuno, non la sento di prendere con nessuno, perché questo, ecco, forse solo con uno, con Vlahovic, e mi spiace che lo dico, però tu non puoi fare il reuccio di sto cazzo col Frosinone, e te ne siamo grati, e oggi mangiarti 3 gol. I veri campioni si vedono nelle sfide importanti, questa era una sfida importante perché tu potevi quasi archiviare con oggi il discorso Champions. Approfittando anche del fatto che l'Atalanta ha perso col Bologna e alla prossima tu l'affronterai senza Vlahovic, a questo punto non so se dire se sia un merito oppure no, e se sia un vantaggio oppure no, perché si è mangiato 3 gol davanti alla porta quasi, raga. Cioè, è una cosa veramente assurda. Cioè, nel momento in cui tu vai al Maradona con uno stadio che ti fischia contro, ti urla di tutto e di più, ti insultano, ti lanciano le cose. Riesci comunque, per certi versi quasi, scusate, per certi versi riesci ad importi anche. Cioè, niente, c'è poco da fare. Quando non vuole entrare quella cazzo di palla, non entra. Quando non vuole entrare, non entra. Trovano un gol, tra l'altro anche abbastanza fortuito, una mezza deviazione di Cambiaso, Szczęsny non è stato impeccabile, e trovano l'1-0. Poi nel secondo tempo solo Juve, ci mangiamo ancora i gol con Cambiaso anche. E poi troviamo all'80esimo questo pareggio. Nonge all'87esimo va a fare quel fallo stupido. Calcio di rigore parato anche da Szczęsny, si è ribattuto a Raspadori, fa gol. E poi c'è già era difficile prima. Dopo si è visto chiaramente che abbiamo avuto quell'occasionissima con Rugani, anche lì mangiata. Niente, quando non vuole entrare, non entra quella cazzo di palla. Bene Bremer, anche se si è fatto ammonire, il centrocampo non ha fatto male, Alcaraz ha giocato la sua discreta partita. Purtroppo Vlahovic, se ti mangi quei cazzo di gol, c'è poco da fare. Insomma, è vero che quando ti gira male, la prendi dove non batte il sole, come dice l'angolo di Kinoshi, però Vlahovic, dai, minchia, almeno uno su quei tre potevi farlo. Cioè, stasera, ragazzi, va bene tutto, eh. Allegri non sarà l'allenatore idilliaco, la Juve non avrà un gioco da far accapponare la pelle, non è il Manchester City, non è il Real Madrid, però stasera la Juventus minimo un pareggio se lo sarebbe meritato tutto, perché obiettivamente il Napoli la vittoria non se la merita. Se non addirittura una vittoria, mi spiace che lo dico, ma amici napoletani per la Juve, perché comunque è vero, il Napoli primo tempo, ha avuto anche il Napoli qualche occasione, però se fosse finito il primo tempo, che ne so, 2-1 per la Juve non avremmo rubato niente, anche questa partita qua fosse finita 3-2 per la Juve non avremmo rubato niente per contro. Vabbè, comunque è finita così, il calcio è anche questo, bisogna saperlo accettare. Rimaniamo comunque secondi, adesso la partita contro l'Atalanta sarà più che fondamentale, perché a sto punto se vuoi assicurarti il posto in Champions devi andare a vincere, poi c'è anche il Milan dietro, appresso al culo, e comunque se vuoi tenerti il secondo posto, ormai non parlo più dell'Inter che ormai lo scudetto è già nelle loro mani, però almeno il secondo posto, ecco,
Dispiace, dispiace che stasera esci dal Maradona senza neanche un punto, che ti saresti meritato tutto, però tu da queste serate devi imparare dai tuoi errori e porca puttana sotto porta la dovete buttare dentro. Prendete milioni, lo dico da sempre, prendete milioni, fate valere il vostro stipendio. Stasera la Juventus mi un pareggio se lo meritava, ma giusto così per certi versi, perché così impariamo a mangiarci i gol sotto porta. Te ne mangi uno, due, tre, quattro, cinque, le paghi, queste cose le paghi. Le pagate contro il Siviglia, vi ricordate col 2-1, le paghi anche stasera, le paghi. Non c'è un cazzo da fare, non basta giocare discretamente, se poi è vero anche gli avversari, Olivera ti fa due cazzate di seguito nel giro di pochi minuti e tu non le sfrutti, allora ti meriti di perdere. Ma nonostante questo, ripeto, e lo ridico, sono orgoglioso di tifare Juventus, perché stasera comunque la Juve ha giocato discretamente bene, secondo me, e ripeto, almeno un pareggio se lo meritava. Però, come ho già detto, allo stesso tempo, se ti mangi quei gol è anche vero che ti meriti di perdere. Ed è arrivata la sconfitta nel peggiore dei modi possibili, perché io sul rigore parato ho pure esultato, quindi... Poi, vabbè, non sto qua a parlare del rigore, perché raga, il rigore c'era, è netto, non gli va a pestare il piede a Osimhen, un fallo molto molto ingenuo, è giovane, infatti ripeto, non capisco perché l'abbia messo, raga, però il calcio è questo, è andata così, ti sei mangiato i gol, hai perso, non dovevi perdere, sono d'accordo con te, però prendiamo atto di questa sconfitta e giochiamo contro l'Atalanta con una rabbia tre volte superiore, fino alla fine, forza Juve.